sospese, ridotto un paese, ride mamma, ride zia, carabinieri e pulizia, servite in E lei adesso, fammi passare, siamo sul mezzo, sta Gina! Gina! Obi, che stai aspettando adesso, pronto adesso? Che pensi che a quest'ora della mattina veni chiuso a mangiarsi un piatto di trippa pure tu? Non so, guarda, tutti i donni qua dentro. Oh, che te manca? Come che mi manca? Lo si messo su, lo sugo con la papera? E certo che lo so messo su, che aspettavo che me lo dici tu? Allora io vado a fare spesa e poi vado sulla banca. Allora, segnate un po' quello che devi pia. Dimmi. Dunque, devi pia di rugni. Piano. Perché domani voglio farla all'esso. Giusto. Poi, pia un po' pure di pomidori, la fide, le merangole. Oh, un attimo. E i selleri. Selleri si scrive due L? E dai, scrive. Sono scritto. Poi, passa un po' pure sul macello. Mi devo via. E vedi se c'ha le gote, che così già facciamo i fasoli pure domani. Solo questo sul macello? No, vedi un po' anche di rugnù e mocco d'arrosto misto. Poi vedi un po' se c'ha le sgrici, così stasera già facciamo un mocco di pizza. Bella pensateci. Oh, ti ricordi che domenica c'è un pieno per lo menù con i moccolotti dello vatte e lo carrosto, sì? E certo che me lo ricordo. Poi la sera dobbiamo fare le sfondature. Non ti preoccupare, che a noi non gli hai le sordinate. A posto, si è segnato tutto? Sì. Allora vado a cucinare. Aspetta, dove vai? Allora, si capito quello che vado a fare sulla banca o no? No. Allora, con quelli 50.000 euro di nero, c'era pure un conto corrente a nome tua, e poi te l'ho tutto a te, compreso il blocchetto dell'assegno, che dovrai tenere sotto chiave naturalmente. Così se succede che cosa, che ne so, metti che bene la finanza, no? Ci fa una murda e ci mette in mezzo una strada, a quello buono noi arriviamo sti soldi e ce la giriamo una ritrizzata, no? Perché, scusa, ma se bene la finanza, ci faria una multa da 50.000 euro? Non si sa mai, sai. Visto che noi gli scontrini non li facciamo mai, e può pure essere. E beh, invece di rischiare, perché non li facciamo sti scontrini? E sì, come no? Per pagarci le tasse e farci gli ammignotti a tutti sti politici. Oh, ma noi statemo ecco dalla mattina alla sera a roppe gelù. Insomma, a faticà. E dovremmo far godere l'altro con gli sforzi nostri? Lui si matta. Ma fammi capire una cosa, ma se la legge dice di pagarle le tasse, perché dobbiamo rischiare gli in galera? Ma non ti preoccupare, che sta tutto a nome mia, e poi in Italia in galera non ci va manco quelli che ammazza. E lei, tu fammi gli via, paccaro! Io non lo saccio questo quello che va cercando. Pur di non pagare le tasse, se venderia pure la moglie. Che giorno un altro, sentirai che guaio che ci farà passare. Fammi mettere a capalanzalata, ma che è meglio. Ciao zio, come va stamattina? Io invece stago ve, perché so convinta che mi è rimasto poco a stecco dentro a porta a tavola per lo zurro de babbo. Presto sarò una famosa soubrette su qualche programma da televisione. Oh, a proposito zio, tu, come mio coreografo personale, devi prepararmi un numero sensazionale, una cosa che non sei mai vista, che deve fare invidia pure la Cuccarini. Certo. Perché questi zii, non sai che tu eri un ballerino formidabile? Nessuno l'ha mai capito, insomma, un talento incompreso. Questo è proprio vero. E io non voglio che capita la stessa cosa a me. Tutti deve vedere quando so bra. Buongiorno Giulia. Oh, ciao mamma. Allora, mi sono assegnata un broino a Roma. Do cerca una ballerina esperta per un programma nuovo alla televisione. E so sicura adesso io quella che cerca. Mamma, non mi vuole dire no, mi ci devi mannà. Ah, per me Giulia mia, poi gli do te pare.
Ma lo problema non so io, ad è pardu. Tu pensi che quello de ce manna a cucì all'acqua de rose? Anche perché ti servirà che sordarello per dieci? Beh, certo, precisamente 2500 euro per le spese indispensabili. Poi me ne serviria un altri 1000 per trucco e parrucco. Gesù Maria, ma che te pare che pardu te li da te? Tu non c'hai niente da parte da potermi da? Fatichi sempre come un somaro, c'avrai che cosa? E zitta, va, che li tieni tutti pardu chiusi sotto chiare. Se devo piare che soldarello, a me tocca a far domanda in carta collata. Sì, sì, non ti preoccupare, che modo per facilitare l'ortroemo. Cominciamo a fare un po' d'allenamento. Tanto te lo so scritto su Facebook che vado a fare soprino a Roma e mica mi posso mangiare la parola. Ma che è? Su... è un giornale, che è? Ma che giornale, ma? La carta stampata non serve più. Oggi piace tutto sul web. Beh, tu a Roma ci vai con su web? Mamma mia, ma certo che tu solo trippe e tagliatelle, Ma che te sa, ciò di tempi mia, c'è stava solo un treno postale per gli gniru. Io a Roma ci vado con la corriera, Facebook e social network, il web e la rete. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ma della Marini, quando sarò ricca e famosa, farò i duetti con l'uomo dei Clevi. Anche se, per quando so bravo, potrei dire pure ballare con bolle. Oh, non si sa mai, per cominciare mi arriva pure a fare la velina. Magari mi metto con un galgiatore, mi sposo e mi faccio mettere corne. Ma che dici, Giulia? Ma che se fa i matrimoni così? Come se fosse l'arlasse le ma? Ma non capisci? Tutti i giornali parlerìa di me. Tutti si chiederia con chi mi mette le corna a marito. Tutti i giornalisti mi vorrei intervistare. Oh, insomma, starivo sulla bocca di tutti. Ma tu lo sai quando guadagna questi che yoga a pallò? Mi farei un ammantenimento che ci stiamo bene tutti quanti. Oh, e basta dunque dirlo. Senti, a me mi pare che stai scabordato il muro, Ma non sarebbe meglio che imparassi a imbastare tagliatelle per cucinare a marito tu quando ve la sera stacco da fatica? Oppure che imbarasti a arlare i pagni, così gli ce vuole il custodi la roba che c'è fatica, che impari a fare un po' le frighi. Insomma, un matrimonio che possa durare per tutta la vita, no? Oh, ma piuttosto mi faccio monaca, ma non lo so, da quello che sito tu hai meglio buttarsi alla finestra. Secondo te dovrei passare tutta la vita a fare le masciate di casa. Ale. Ma guarda, sti tu moccolotti, ma che stai da fare? Ma ti ha perdere tempo, su, tupi, aiutami a scaccare un fiorino, forza! E tu, non vedi che ci sta ancora da apparecchiare tutti i tavoli? Panne? E piglia sempre la mamma da che non si ferma un attimo, non lo vedi? Oh! E infatti guarda la povera mamma, comparisce l'oppio dell'anni che c'ha, te la sei finita con lo falla fatica! E io non voglio fare la stessa fine sua, non voglio passare tutta la vita qua dentro a parecchia e sparecchia. Il destino, caro, ha altro in serbo per me. Infatti, non devi passare la vita qua dentro a parecchia e sparecchia, perché sarebbe pure ora che imparasti a cucinare. Il destino tuo è là, dentro la cucina. Questo lo dici tu. Io questo posto lo odio, capito? Lo odio! Sì, però sto posto che tu odi tanto, mi pare che fino a oggi ti ha passato a mangiare, o mi sbaglio? Ma babbo, la vita è altro, postate, non lo capisci? Io capisco solo che se vuoi che cosa, ti sta la fatica. Cercane pure di pagare meno tasse possibili, se no quelli si mangia pure a te. Ma babbo, dai, su, vieni qua, mettiti a sedere, che dopo te va sulla pressione, stai male. Io non voglio farti star male, te voglio bene. Dai, Yeshu, che me devi chiedere? Non mi fa perdere tempo. Babbo, ti so chiesto mai la macchina io? No. Ti so chiesto mai i soldi per in giro tutta firmata? Come fa se sapete che se srubese? O per a fare capire tutti i sabati? No, non mi si chiesto. Ecco, vedi, babbo, io c'hai un sogno solo, ballare. Lo so, questo ballare. Ecco, vedi. C'è stato un brino a Roma, ando circa una vera per la trasmissione no sulla televisione. E so sicura di essere io quella che cerca. Voi non mi dovresti a solo 3500 euro. Quando? Ma tu te sei immattita? Ma non lo capisci che se ti dà questi soldi, ad è come se li bruciasse? Perché non vuoi credermi? Perché non vuoi riconoscere quando saprà?
ma cocca di babbo. Ma poi sta che non capisci che tutte queste smutannate che sta sulla televisione, lo frau non sa manco dove sta di casa. Quelli pestello e gli del letto con quelli che conta. Babbo, per il successo devi essere disposto a tutto. Oh, certo. E io dovrei cacciare 3.500 euro per mandare a figlia, ma letto con uno che se vuole solo spassare e che poi magari il letto mi dice oh, guarda lui coglione padre, ha pagato isso per far spassare a me. Ma allora te porto io in linga, armato tutto guadagno te. Oh, signino. Ma smettitela di rinfrescarci! Falla corta e dai questi soldi a sta frega! Non ti chiede mai co, pelota che ti chiede che co! Quante palle che fai! Certo! Ecco quello che fa le palle, so io! Sì. Ma lo sapete? Lo sapete quando ne è 3.500 euro? È 7 milioni euro! E dai va! Dopo non ne chiederò più cosa, anche perché sei sicura che ti piglia! Sì, è sicuro che ti piglia per culo! Ma poi sta che siete così tondolotte. Ma se vuole buttare via i soldi così, e poi tu, alle ore che ti metti sulla testa, ti mettete sotto fatica e basta, si capito? I soldi, i soldi. Per te va tutto bene finché non ti sediano i soldi. Ma se vuole sapere che ci fai con tutti questi soldi dopo che sei morto, guarda che non te li puoi portare a farsene là, Guarda che qui si è cavoli mia. Io con i soldi ci faccio quello che mi pare. Tu non te ne incarca, capito? Sì. Dopo però, che succede come Luporo Fiasco? Ha faticato tutta la vita, senza spendere mai un sordo e senza mai la niente ogni su. Poi dopo però, quando che era morto, lo figlio gli si è sciupato tutto con bardanni. Hai di aver lasciato 78 miliardi, mica le chiacchiere. Vado a bere a te invece, Luco Iolotto, sta a fare che io è venito, sulla mano mia. Che ci rendra? Io adesso mica gli lascio i miliardi. Oh, non parliamo dei miliardi, ma... Adesso sembra una cifra, non sputarci sopra, Senti, Cino, la questione non avete quanti soldi gli lasci. Lo fatto è che se invece a si figlio non gli sembra a maneggiarli quando cade piccoli, poi dopo si spenne tutti per lo stupido. È semplice. Senti, Cino, a me non mi serve che mi fai tutti questi ragionamenti. Tanto non mi imbacucchi. Oh, ma lo sai quanta trippa, quante papere e quanti agnelli ci compro io con 3.500 euro, E poi lo sai quanta fatica devo fare per guadagnarli, lo sai? E perché? Io non fatico? Io non conto cosa? Tu basta che dici che fai tutto tu e con dentro e sei finito, Prima che mi incazzo, Cino, è meglio che te metti a sedere che persi i soldi a sta figa, Perché se no io mi metti sciopero e non cucino più! E vabbè, oh, non fosse altro perché in confronto a quello che mi racconta gli amici dei figli, tu sei una vardascia con la testa sulle spalle, non vedi questi? Capito? Grazie, va! Sì, grazie. Dai, comincia a parecchiare, mi pare sta boccando una persona, veloce! Bene. Allora, va. Oh, buongiorno, paesà. Oh, buongiorno. Io sono Salvatore, ma come ti chiama Totò? Ah, buongiorno, Totò. Io sono Gino, ma mi puoi li chiama Gino, Piacere, Gino. Qui il tuo posto per poter mangiare un po' come? E come no? Mettete a sedere dove te pare. Lo metto a calo, via. Mettete adesso, io. Vanne tu, sciabetta. Ha già saputo che qua si mangia molto bene. Che ci avete da mangiare oggi? Ah, oggi figlio mio c'è un menù. Allora, oggi c'è trippa a sugo, gnocchi a ragù, fascioli con le cote che... Cina! Allora prendo lo sugo con la papera! Sì, è pronto! E le tagliatelle con la papera? Allora puoi portarlo bene le tagliatelle con la papera. Oh. Se lo porto un assaggio di trippa, guarda che come la fa moglie ma non la fa nessuno, Non per niente, sto posto si chiama Trattoria da Cina, dove la trippa è divina. Vabbè, ma solo un assaggio però, Oh, vabbè. Dopo, se vuoi venire domenica, facciamo un menù speciale. A pranzo, i moccolotti lovatte e l'uovo arrosto. E a cena? A cena facciamo le sfondature, Totò! E moccolotto rovatto, e che so? Sari agli rigatoni fatti con lo sugo con l'interiore dell'oca. Questa è una ricetta antica che si faceva quando si battia. Si battia? Si battia, si metteva lo grano, capito? Quando si battia nota, non ci stava la mete batte, la mete trebbia. E si faceva tutto a mano, con la faccia, cioè si aiutava a travicinati, no? Allora quando si va a pranzo, per far festa, le donne cucinavano questi famosi moccolotti rovatti, capito? Ho capito.
E invece spuntature? Ah, le spuntature è una specialità, eh! Saria l'indestini dell'agnelli o dei vitelli da latte, puliti e lavati e poi cotti sopra la radicola. Allora gli rimbardeo, Totò, sai che te mangi, figlio. È interessante, allora vengono bene. Allora te lascio il tavolo. Una tagliatella con la papera, un po' di trippa, veloce! Subito! Allora, Totò, lo vi, rosso o bianco? Facciamo bianca, perché il rosso non bianca troppo. E dopo sul lavoro come si fa? Perché? Che lavoro fai, Totò? Io tengo un'impresa edile, ma giù a Napoli ci sta poco lavoro. Allora sono venuto qua nelle Marche per cercare di trovare qualche importante appalto da prendere. Napoli sarà bella, Totò, ma qui nelle Marche non siamo da meno, eh. Se magna ve e se vede meglio. C'è ma tu passi il mare e la montagna. Insomma, stiamo proprio come lo sorci e tralogra, eh? Cioè, avete proprio ragione, Gino. Poi queste cose bisogna valorizzarle. Come fate voi con la buona cucina tradizionale? Lo so, ma il problema nostro è dei giovani che vogliono tutti via. Tu pigli a Fima, per un esempio. Essa è convinta di poter diventare una ballerina famosa della televisione invece di stare a faticare, eh? Vabbè, un po' questi giovani bisogna aiutarli. Lasciate che si diverta, che insegue i suoi sogni. Vedrà che prima o poi ritorneranno lì. Sì, altro Covile. Io gli lo stalletto di porci li farò io a dormire qui, sì, Covile. Vengo. Ecco, Totò. Grazie, Gino. Porto cacio? Ah, prendi lo cacio, questo aiuta, eh. Buongiorno, dottore! Buongiorno, e tu ci sei? Ma come ci so? Gino, so! Non voglio il vino! Vabbè, dai, cammina! Il compagno, eh! Ostia, voglio come che passo lesto che c'hai, dottore! Togliamo, oh, là c'è la cugina, dottore, qua siamo i nostri! Oh, e qua! Piata larga, piata! E dove vuoi metterla? Io, dottore, qui, dove vuoi mettere? Qui, qua, via! Che è? Piano, piano! Che ci sta, lo mare, che è? Ah, la sedia. Mamma mia, mica facci l'ufficile che fai disegni con la maglia. Io, mette tutte le moto, che è? Io, mette la sedia, otto. Piano, piano. Va. Mi sa che è meglio che lo pogliamo, sto pastore. Va, mettiamo di qua, otto. Allora, che ti porto? Lo solito brodino? Ti ho già detto che non voglio il vino. Vabbè. Un brodino, dottore. Treme, dottore, treme sempre, visto? Copino, si mette lontano un chilometro, lo rodo, loco. Trema le ma. Che qui su Totò era un chirurgo primario alle torrette d'Ancona. Oh, operava a cielo aperto. Non si sa quando ne ha salvati dei malati del cuore. Quanto non te invece? Ma i soldi li piglio adesso? Sì, ti li dico adesso. Via l'utente, via l'udolore. Bravo. Ah, vieni qua, ci facciamo vedere che qui si guarda, tutti, guarda. Che te frega? No, qui c'è di soldi, io. Allora. 1000. Bravo. Bravo. 2000. Bravissimo. 3000. Sì. E 5. Mi raccomando, Non ti preoccupare, devi andare a mutandire, mi metto. Almeno c'è la scusa per non cacciarti. Sì, andiamo, va. Andiamo, su. Mi raccomando, tu, Tranquillo, ciao.
Signore, un buon rigore stamattina. Buongiorno, buongiorno. Vorremmo mangiare qualcosa, se è possibile. Ma come no? Se te deve, ecco. Allora, o chi c'emo? Aspetta, mi metto a pannella, Gnocchi a ragù, trippa a sugo, che è la specialità nostra, una cannonata, fascioli con le coteche e tagliatelle con la papera. Ma non si potrebbe avere un piatto di pasta con solo un filo d'olio? Sì, poi la svizzera con lo purè e la melagotta. Oh, questa è una trattoria, sa, mica un ospedale. Mi pare che vai in etico, cocco. E mangiate un bello piatto di tagliatelle con la papera. Vedrai come pigli colore. Ma come si permette? Se posso avere un piatto di pasta in bianco, bene, altrimenti me ne vado. E se te devi incazzare tanto, te le faccio, E per te, la svizzera con lo purè? No, no, io le tagliatelle le gradisco. Meno male. Oh, lo vi rosso o bianco? No, niente vino, solo acqua. Sì, mattocino, che domande fai? Sarà pompieri questi? solo acqua. L'acqua. Ecco l'acqua. Un bel fochete, Sorgino, io sono a posto, mi dici quant'è? Non ti pigli manco un caffè tu? No, grazie, il caffè mi rende nervoso. Un amaro! Come se avessi accettato, grazie. Ecco va a finire che ce lo scrivo a per te l'ospedale di fuori. Quelli avessero l'acqua. Tu non ti pigli né lo caffè né lo mazza caffè. E godetevi mocco la vita. Dopo quando un medico vi dirà che non potete di più, ave pentiscerete e non avrebbe da te. Dammi 10 euro, va. Ma tu sei poco, Gino. Non motto nostro te. Fa magna bè e fa spendere poco. Poi se gli se la fanno pagare le tasse è meglio pure. Hai sentito, Penzolente? Stai calmo, avrà quello che si merita. A posto. Allora ci rivediamo, Gino. Oh, alla più lunga domenica. Comunque, quando ti pare, noi siamo sempre. Arrivederci. Ciao a tutti, ciao. Ah, dottore, vai via. Fermo, che ti porto io. Dove vai? Che è successo? Oh, ci vediamo stasera. Primavera, mi sembra piuttosto freddo. Sì, vai l'aria, dottore, io. Chiede. Andiamo. Lasci di fare quelli otto quelli, bella l'acqua, via. Che gli vuoi fare? Ciao, dottor, ciao. Stende le scale, lo scalino, bravo. Signore. Cugino, vai nemmo un attimo la cugina a vedere che non mi si attacchesse lo suo, va, che io vago io una mila che mi sono finito l'oe. Va bene, vago la cugina. No? Figlia! Ma stavo a venire io da te che mi sono finito l'oe, ha affettato le gallini. Sì, dopo te le porto su. Ma che si è fatto, Emilia? A pare che si è visto il diavolo. Sì, aspetta che te ne devo raccontare una, ma troppo grossa, vedi? Sì. Che me deve raccontare? Ecco, te voglio chiedere. Senti, spiccete, dimmi quello che mi devi chiedere perché ho già gli accuginati, non vedi che c'è già gliene, non posso stare fino a, ecco, con te fino a stasera. Sì, insomma, te voglio chiedere. Tu e Gino, no? Ma quanto tempo è che, insomma, la sera non cosiete più? Mi si capito, no? Ma che te si scemita, Emilia? Ma no, Necina, ma non saccio se è l'età o la stracchezza, ma l'embo di tempo che maritemo di notte non esercita più. Beh, per dirti la verità, anche Gino, con il fatto che ecco, io mi addormi sempre tardi la sera, a l'embo di tempo che niente, nispa. E beh, tu non pensi cosa? E che c'aglio da pensare, Emilia mia? Che voli pensare? Voglio dire, non è che siamo proprio da buttare via, siamo ancora ruscanti e mica io so che ci si maniti di trascura cucisa. E vanno in bo, Emilia, dai, queste non è più cose per noi, non c'emo più tempo di urzare, mica c'emo 20 anni ancora, sa? Ma come, tu un po' mi dovresti dare io, sei pure più giovane di me. Ma, dimmi una cosa. Ma tu dove vai più alla carne? Ma che si è bevuto le prima mattina, Emilia? Mi pare che si imbriaca! Noni, dimmi, dove vai più alla carne? Ma come lo vago? Vago io da Neno, vago! Se mogli di sembriello! Allora tu lo conosci a Neno? Certo che lo conosco! Ma non mi dirai che tu è Neno! Ma no, Nesina,
È solo che quando ci pago gli occhi alla carne mi fa sempre tante moine, tanti complimenti. E così le rende che marito è marzato. Così marzato si fa per di bandiera bianca, ci potrei pure pensare. Ma come saria? Fammi un po' capire. Cioè tu, alla prima occasione che ti capita, butteresti tutto a coppe per gli accettare lo salame e io lo macellà. E lo salame non lo vuoi trovare, scusami, sa. Tu, bocca mia, anche se sorma, si ti ricoverà. E zitta che scherzavo, perché infatti ve non buttare tutto a coppe, come dici tu, so pensato. Adesso vago io lo medico e gli racconto il suo problema e andò. Oh, sono partita sparata, bocco dentro l'ambulatorio. Faccio la fila per entrare. Ma poi, quando mi sono trovata faccia a faccia questo, mi sono fatta misurare la pressione. Vorrei vedere, ma ce vuole la faccia tua, ce vuole. Però, una soluzione al problema la dovevo trovare. Che si è fatto allora? Sono andata sulla farmacia. Quando il farmacista non mi conosce bene, non mi fa le chiacchiere delle rete. Così lo so pigliato da una parte e gli so raccontato il suo problema. E che ti sei detto? E niente, mi ha chiesto quanti anni ci andò, se soffre di cuore, se c'ha la pressione alta e via discorrendo. E tu che gli sei detto? Gli ho detto la verità, che a parte il reparto quinto, per il resto tutto regolare. Ma dopo che è successo? Ha mandato una scatola di pasticche tanto strane, boh, ma... E perché sarei strane, fammi un po' capire? Ma che ti sa, c'è di tutte blu? E poi mi ha detto, a te quando vai a casa io ne spaglio una nella minestra, una, mi raccomando. E tu che sei fatto? E so fatto quello che mi ha detto io, sono da casa, andò a magnato e poi gli ho letto come sempre. Tu che ti è successo? Dai? Io sono finita a fare il masciato e poi sono gli da letto pure io. E allora? E qui viene l'ovello, cina mia, in principio tutto bene. Ma poi dopo ho scapotato le coperte e poi ho cominciato a venirmi addosso. Ma voi li vedete i fuochi dell'8 settembre? Pure di più! In principio tutto bene, cina mia. Ma dopo, era le 3 dopo mezzanotte, ancora mi veniva le rete per tutta casa. Un calvario! Stata, non lo so, sono padre eterno, me lo perdona, super cazzo. Mamma mia, che roba da non crederci, oh! Ma comunque mo si è imbarato tu e se pasticche non gliela dai più. Che faccio? Non gliela dago più e sì che sto matta, ma. Che sorella saurita che c'hai, no matta, saurita. Ma piuttosto, dai il fratello nostro. Zitta un po' va che Giulia si è messa sulla testa degli affambrovino a Roma, cuciapiato e sta portato pure lo zisu. Ma che storia se il nipote ma deve essere famosa come al paparizio. Facciamo come Rita della Chiesa va che mi pare molto meglio. Comunque, stornando alle cose serie, ecco, che mi pare che gli amo a finire male, no? Senti, ce l'hai il sole? Sì, adesso come vado a casa te le mando su di andò. Ciao, sole! Ciao. Ciao, mamma mia, che cosa ti il segreto. Non si da più all'oggi? No, ha detto che a te le porta su andò. Va bene. Ma Peppe, come stai? Come stacco? Non c'è male, però lo sai com'è, no? Oggi ci stai e domani non ci stai più. So contento che sei passato, ma come mai da ste parti? Stavo ieri a Montego, a portare un camion di frecce e so pensato, a te passo a stroaggino. Oh, avessi fatto bene, ma mettete a sedere che ti porto che cosa da mangiare, no? No, vago di fuga. A te mi fermo per strada e mi piglio un panino. Ma allora te lo prepariamo noi un panino. A già di un già un scuro. Fino al mondo. Gina! Gina! Oh, che ci sta! Guarda un po' chi ci è venuto a trovare. Boh, Peppe! Oh, come sta Franca? E come sta? I soliti ciacchi dell'età. Ma tanto lo sai anche tu come te, no? Pochi ci stai e domani non ci stai più. Guardai! Mi fa piacere che sei passato, oh, salutamela tanto, eh! E come no? Se ci arrivo a casa, perché lo sai come te. Sì, lo sa. Senti un po', Scini, prepari un po' un panino con lui giovoscolo che ha portato Gusti l'altro giorno? Sì, lo preparo subito. E te lo fa. A proposito di Gusti, ma te lo ricordi quello Gusti che faticava con noi sul cantiere la Sforza Costa? E come non me lo ricordo? Quello sì che se sapeva della vita. Oh, tutte le vardasce che passava davanti lo cantiere le faceva secche. E alla fine della giornata, una che gli diceva di sì, la trovava sempre. Ma perché? Non si è visto? Sta bene, sì? Ed è morto. E te che? Un corpo a secco. Io?
Io l'ho saputo dal giornale, perché dice che l'ha trovato dentro il letto di una pignà che non era la moglie. Beh, almeno è morto contento. E poi, ed è morto anche Gasparì. Quello che gli si diceva mitraglietta, perché ogni orda che parlava sputava sempre. Un corpo a secco. Ed è cascato io e non si è rizzato più. Pure. E poi, lo sai chi è morto? Chi è morto? Carminuccio. Ma chi? Quello che gli si diceva treppè? Perché c'aveva un coso talmente lungo che pariva una zamba? Proprio isso. Un corpo a secco. Ma Carminuccio, mi sa che non c'è cascato io. Perché la terza zamba gli ho fatto d'appoggio io a parte. Sì. E poi, ed è morto anche tra me. Quello che c'aveva la moglie, che era un pezzo di gnocca. È un corpo, e che è, una strage? Un corpo a secco pure isso? No, quello stava male. E che c'aveva? La moglie gli metteva le corne. E beh, non lo sapevo che ci si moriva con le corne. Anzi, se muoio da te mettere le corne, è più facile che muore essa con l'amico che tu. Ma isso non gliela faceva più dall'udolore e si è buttato dalla finestra. Io ci buttavo allora. Oh, ma che ti sei ingannato? Piuttosto, figli tu, come sta? Sino mio, un macello. Ha perso il lavoro e non gliela fa trovare nato. Non so, questa crisi che c'è sta e chi lo sa che fine faremo. Ma Peppe mio, se tu non ti rimbo su, ecco la fine è brutta di sicuro. Dai, tu neanche mucù, allegria figlio. Ma come fai? Ecco come Derghieri, ci sta un morto, uno che va fallito, un altro che gli mette le corna la moglie. Ma poi, lo sai quanti ancora ce n'avrio da raccontartene dei morti? Guarda, stanno nate morti un macello a Macerata. Vabbè, ma non sarebbe meglio che mi racconti, che ne so, di qualcuna che si è sgravata? Di che qualche figlio di amico nostro che si è sposato? Io queste noie adesso non le saccio. Io saccio meglio degli morti, perché vago sempre io lo caffè che sta vicino allo Camposanto. Ma tu cambia caffè però, Peppe, dai! Senti, boh, cambiamo discorso. Perché non venite io domenica con Franca? Facciamo i moccolotti e rovate con l'oca arrosto, eh? Domenica c'è un funerale. È un corpo, che è? Ed è morto un poro vicinato nostro. Era tanto buono. Un corpo a secco. È cascato io e non si è rizzato più. Ed è chieda proprio così. D'altronde, lo sai com'è, no? Sì, lo saccio. Adesso va a coppia il panino, Sta attendendo, non te casca, perché basta una bottarella sulla testa e non ci stai più, Oh, beh, già visto, finito il mondo, Ti ringrazio. Vabbè, sono contento di esserti visto. Anche io. Grazie per aver portato una ventata di vitalità, Niente. Ne vago via e speriamo di vederci, perché lo sai com'è, no? Oggi ci sta e domani non ci sta più, Lo vedo che pure tu la pensi come me. Vabbè. Ne vago via. Ciao, ci vediamo. Corpo Gallegria, speriamo che non porta rogna. Allora, signori, che vi porto? Caffè, mazza caffè? No, niente, ci faccio il conto. Ma anche questi si agita se pigliano caffè. Allora, tu primi un'acqua, 15 tutto. Grazie, signori. E quando vi pare, noi ci siamo sempre ecco, Arrivederci. Che arroganza. Ma questo è il re degli evasori. Andiamo a presentarci. No, torniamo un'altra volta. Magari quando c'è più gente. E davanti a tutti gli voglio dire guardia di finanza. Voglio proprio vedere che faccia farà. Andiamo. Dottor, cominciamo a preparare per stasera, va. L'acqua ci sta. Provi pure. Vino! Oh, mi sei portato là, Sì, stai qui dentro. Mettete a sedere, ci facciamo una schiletta di vino, dai. Rosso o bianco? Bianco. Bianco, che è più buono. Sostracco. Ti stracco? Stracco io pure i gambi con queste galline che fai tutto io no? Ma non me ne rompe però so. No, non te ne rompo. Questa è di dieta, No, questo fra. Non ti pesca, non dai metti perché non bevo con. E piamo un altro. Ma spiaggi pure. Ma che? Allora salute. Ti ho fatto quelle cartine, Infatti si vede. Dimmi una cosa. Che ti devo dire? Tu sei saputo da Mimì? Te che hai fatto Mimì? Non mi dica che è morto pure isso,
morto no! Ma con la botta capigliato ci poteva pure rimanere. Perché? Che gli è successo? Allora, l'altro giorno è venuto a casa prima da faticare. Perché io la fabbrica gli dava la corrente. E beh? Viene castruato quando era boccato. Castruato? Casa allagata? Ma che casa cagata? Tu non te puoi immaginare io castruato quando era boccato. E certo, se tu non me lo dici, potremmo stare confinamente stanotte per vedere se ci chiappo. Ma me vuoi dire che il diavolo astronato mi mise dentro casa? Vabbè, te lo dico. Allora, mentre boccava dentro casa, sentia certi rumori strani come se fosse la rete di un materazzo che fa sveglio quando urzi. E invece che era? Era proprio la rete di un materazzo che faceva sveglio. Solo che a urzare con la moglie ci stava esso. E chi ci stava? Neno! Ma chi Neno? Un macellà? No! Una miseria, no. Si dice che Mimì si è messo a luccare come un matto. Ci credo. Ha fatto un macello. E gli altri carabinieri? Insomma, li voleva far fuori tutti e due. La moglie è dietro a casa della madre. E Neno deve stare attente. Perché non è solo Mimì che gli vuole fare la pelle. Che corpo dici? E perché? Perché si dice che ne ha fatte fuori più di una queste donne che va a piegare la carne io da essa. Ma che dici? Ma stiamo dando amici e non mi ha raccontato mai niente. Non ti ha raccontato mai cosa, perché? Perché ad è birbo. C'era io. Guarda sai che ti dico. Che a te in poi, amici a piegare la carne, ci amano sempre io. Ci pago sempre io a piegare la carne, adesso non ci amano più. E fai bene. Io non mi preoccupo perché ci pago sempre io, pigliarla. È un corpo se per stare storie, che è? De piombo? Sì. E questo che è? Lo cacio? Sì. Che mi devi aiutare a capire una cosa? Che ti devo aiutare a capire? Allora, e sera ho fatto cena come sempre. Posso dire a lui? Un minuto, cino mio. Che è successo? Ma mi sono sentito un poco dentro! Ma mi sei svegliato, fratemo! Buona Maria! Ha socchiappato a Miria! Siamo cominciato a urzare! Che una cosa a cucina me la sono mai ricordata! Ma che corpo dici? E poi! A non gliela facevo a fare il riposo! È stato su che attendi per più di 4 ore! Quasi che mi ero imbaurito! Che sai, ultimamente l'impianto idratico non mi funziona più. Sai, con che dame sta ancora segnando. Ma come ti è potuta succedere questa cosa? Ma che te saccio? Adesso è tutto e oggi che ci penso. E poi mi sono ricordato che ieri ero stato a faticare verso Sarnano. E che corvini io mi sono fermato su una bottega dove fermo sempre. Che vende tutta roba buona, di montagna. E questo alla fine mi fa, andò. Mi è riato un tipo di cacio nuovo, te pego, te ne dago una forma e te ne faccio una mezza. E io spia. Mi stai fatto bene. E gli essere reso fra un bizzito. Allora? Un dì fosse stato tuo cacio? Sa, dice che lo formaggio aiuta. Vattene via, ma tu! E che è una bomba? Ma non può essere che un bizzito di cacio abbia dato 4 ore di autonomia, no? Non può essere. Ma vattene via, e che è? Manco vedi che è? Guarda, ci sta molto solo per sapere. Io ti lascio un bizzito, tu lo provi, vedi che fai. Andò. Ma su di me non può di vero, no? Che non può di vero? Ma perché a me non mi serve, andò. Ma vanne boh, Gino, non ti fregnace. È un pezzo che mi ho scritto che ti era di sciopero. Vabbè, comunque sia, io non ci credo, manco se lo vedo, va bene? Vabbè, tu fa come ti pare, io te lo lascio. A te c'è la fava qui, ci vediamo. Ciao. E se fosse vero? Qua ci lo provo. Metti caso che fa effetto per davvero? 4 ore, sa, mica 10 minuti. Fregate. Buono e buono. Ma ci immagina, rubettito. Mi facesse 5 ore a me. Oh, è venuta figlieta. Oh, dove stara? Essere. Come gli dà?
Niente, va. Siamo arrivati ai secondi. Secondi? E che era, una gara? Io l'avevo quasi fatta. E poi... Ma che farfugli tu, Maccarro! Te paria degli su e bocca subito, eh! Ma la prossima volta! Sì, sì, vedrai che la prossima... signore... Su, dai, non bevo te di io! Tu su un anno comincia a fare chiava, e tu Pino? Vieni un po' con me nella cucina, aiutami a ammassare la pasta per le tagliatelle, che ogni mese spezza la schiena! Sì, sì, se mi fai fettro gacio... La spezzo io la schiena. Dimmi un po', Giulia, i soldi te li sei finiti tutti? No, va, me ne sono spesi una metà. Allora quelli che ti avanzati me li dai? Beh, non proprio. Quando stavo lì, sapendo che mi ero avanzati i soldi, so pensato che segniamo un altro provino. Certo, e tanto pago io, no? Tanto quelli ormai me li hai dati, è come se li fosti già spesi. Certo, mi piace. Signore mio. Non ti preoccupava. Dai, no. Vedrai che storda mi piglia. Sì, mi piglia. Come no? Tu mi manderai espiando. Se ogni volta che ci sta un bruvino, io te lo do a tutti questi sordi, E no, tu devi pensare che questo che faccio dell'ultimo, se no dimostri di non credere in me. Giù, io non credo manco a mammeta. Posso credere a te? Dai, dopo ne parliamo, sa? Sì, ne parliamo. Vedrai come parliamo. Un vasto. Oh, Gino! Oh, tutto! Allora ti è piaciuto le tagliatelle? Sei venuto? Erano formidabili. A dove siete? Mettiti a sedere dove pare. Metti a calore, Va bene. Allora, che ti porto stasera? Stasera voglio un bel piattone di trippa. Oh, un bello piatto di trippa. Lui, rosso o bianco? Stasera rosso, devo festeggiare. Sto per concludere un affare molto importante. Solo che ha già una bustarella di 50.000 euro. È un corpo? E dove li pigli? Non lo so ancora. Devo studiare un piano. Questo è un affare da 5 milioni. Si tratta di un palazzo in Ancona e non mi posso far scappare. Mi pare giusto, mi pare. Allora lo vi rosso te lo porto, Rosso, rosso. Qua, rosso. Oh, questo è buono, Buonissimo, Oh! Che è successo? Oddio, Gina! Oh, che è successo? Miriam, ma che si fa? Si è incontrato un leone? Oh, altro che leone, Gino mio! Non lo faccio quello che mi vuole fanno! Non glielo faccio fermarlo! Aiutatemi, per favore! Lo saccio io quello che ti vuole fanno! L'unica soluzione è alleare Locascio! Locascio? Locascio! Locascio! È quello che gli fa effetto! Ma che cace e cacio, questa matta, gli sta nacendo certe pasticche che lo fa resuscità. Di la verità, gliene si è data un'altra. Sì, gliene si è data un'altra. Ma giuro sulla testa mia che non gliene dico più. Però dai, per favore, aiutami. Gino, fammi su piacere, vanno aiutando e vedi di cercare Carmallo. Ma tu mi prometti che quando bene su, pigli queste pasticche del diavolo e le butti via. Sì, le butto via subito. Senti un po', Emilia, se poi sticche, prima che le butti via, io le voglio controllare. Se fai quello che ti pare, ci basta che non me le fai via più. No, le tengo io. Oh, signore, ecco lei. Grazie, signorina. Lo sapete che voi ballate molto bene. Avete mai pensato di fare la ballerina? Io mio, se lo so mai pensato. Ma la danza è tutto per me, è tutta la mia vita. Darei qualsiasi cosa per diventare famosa. Ma allora questo è il destino che ci ha fatto incontrare, signori. Ma lo sapete chi sono io? Perché? Chi siete? Io sono un importante impresario e sono venuto qua nelle Marche per fare alcuni provini. E sto cercando proprio una prima ballerina per un programma nuovo di Barbara D'Urso. Veramente? Ma allora le faccio vedere subito quello che so fare? No, signori, mi è bastato quello che ho visto. Si vede subito come siete un talento naturale. Oh, meno male, finalmente uno che mi capisce. Mamma, corri, vieni qua! Che è successo? È venuta sul sito? Questo signore è un famoso impresario di artisti ed è qui nelle Marche per cercare nuovi talenti.
Proprio così, signora. E poco fa ho visto sua figlia accennare qualche passo e ho capito subito che siamo di fronte a una nuova Eder Parisi. Per davvero? Cioè, io pensavo che manco sapeva là. Ma mamma! A te che bisognerà fare, ecco? Ma bisognerà realizzare qualche book fotografico, comprare i primi costumi, affidare sua figlia a un parrucchiere, a uno stilista, a un truccatore. Poi portare le foto direttamente a Roma da Barbara D'Urso. Per davvero! Oh, ma io la guardo sempre a Barbara, quando mi piacerebbe conoscerla. Ma la vuole conoscere, signora? Ma io la porto qui in trattoria a mangiare la tippa. Ma dai, veramente? Oh, mamma mia, quando so contenta! Sì, signora, però prima che sua figlia incominci a guadagnare, bisogna fare un piccolo investimento. Sa, per le cose che gli ho detto poco fa, la mia percentuale, le spese di trasporto e via discorrendo. So capito, ma quando ci stiamo a investire, ecco? Ma diciamo che per iniziare approssimativamente ci sarebbe bisogno di 50.000 euro. 50.000 euro? Ma dove li pigliamo? Parto non ce ne sarei sicuro. Dai, ma... No, no. Le assicuro, signore, che quello che gli sto offrendo è una possibilità più unica che rara. Ma comunque, se non possiamo concludere, vorrà dire che dovrò trovare un altro talento. Sa, non ho tempo da perdere. E comunque mi dispiace molto, perché sua figlia meritava davvero questa possibilità. Arrivederci. Aspettate un momento. Sì, ma se mi scopri, a me spara con la doppietta del numero uno. Sì, però come fa a accorgersene, dando risordi la mista a nome mio? E sì, via, li sordi ce l'emo! Dai, te va a coppia all'assegno, va, ci va a coppia all'assegno. Sì, quando so condenna. E che dell'assegno, quando è allora? 50.000. 50.000? 50.000 euro, sì. Grazie, signor, mi metterò subito al lavoro. Oh, piano un momento, ma con la ricevuta me fai? Ma signora, sono un gentiluomo. E zitta, ma che ce fai con la ricevuta? C'è picci il fuoco e che non te fidi? Allora io vado, eh. Oh, piano un momento, ma scusa la cosa, ma ancora te siete magnato, ma prendete la moghetta, no? No, signora, quando io incontro un talento così, mi sento talmente appagato che non ho bisogno neanche più di mangiare. Mi farò vivo io, arrivederci. Vabbè, cioè, vedremo. Arrivederci, mister. Oh, signor, io lo sapevo che se c'hai talento, prima o poi ti capita l'occasione giusta. Sì, sì, speriamo bene, perché sennò parto a me, e mazza. E che glielo dite? Comunque, ma io filo pure in Roma, mi ci sono scritta e ci vado lo stesso a farlo, non si sa mai. Dai, io a prepararci, sì, su. Speriamo bene, io non lo saccio. Ma pensacce bene, qui lui non mi ha detto manco come si chiama. Non mi ha fatto la ricevuta. In un attimo mi ha ammattito. Oh, mamma mia, non è che ci ha fregato. Oh, signore mio, speriamo bene. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno. Buongiorno. Vorremmo mangiare qualcosa? Ma prego, settatevi. Ah, mettiamo... Oh, che vi porto la magna? Ce l'ha un po' di arrosto misto? Sì, certo che ce l'ha, Dio, è speciale lo mio. Che ve ce metto? Ve ci metto due braciolette. Vuole spiedere un bolognello, va bene? Sì, sì, va bene. Faccia lei. Ma dopo le patate ve ce le metto? No, signora, solo un po' di insalata. Vabbè, ve lo preparo subito. Signore, quante te ne fa ricordare questi? Oh, signori, siete ordinato? Sì, sì, già fatto. E da che ve porto? L'acqua? Sì, grazie. Sorvenuto? Sorvenuto, sì, sorvenuto. Che è successo là? Zitta, che è stato un macello, è stato. Signore. Zitta, in due a tenerlo fermo. Niente, non gli si faceva a carmallo. E poi gli ci sono buttato lo ghiaccio. E non si carmava, oh, non si carmava. Diavolo era. Poi alla fine, Emilia. C'ho via il sonnifero. E ne sono dati in parte e te dormi come una lecca. Certo che se pasticca è un bortendo, E isso che pensava che era stato lo cacio, po'. Ah no.
senti un bocina. Oh, dimmi. Siccome io sono detto a Emilia che le buttavo via io le pasticche, no? Io dici se stasera ne piglio mezza, usci almeno dopo, eh? Eh? Sì, sì, tu vieni mezza, che io vado a dormire con una manna arriva. Niente, per carità, va. Sa che mai le butto via, no? Mi sa proprio tu sci. Ah, oh, buonasera, dottore! Attendavamo con ansia. Date, metti, dottore, qui, io devo mettere. Oh! Dottore! Voglio cucinare? Dove vai, dottore? Là, demogli! Oh, signore mio, qua! Dove ti metti a sedere? Qua? Qui? Qui? Ecco, ecco, qua. Circolare, qua. Terremoto! Dotto, poggia su culo! Muove! Signore! Ah, mi pare che porta la corriera, guarda! Tengo io qui, dai, dai corriere col cambio, dotto, ma che senti, non senti niente! Allora che ti porto? Una minestrina? Beh, certo che mi piace Mina! Chi? Ma io sono venuto qui per mangiare, non per ascoltare la musica. Vabbè, vabbè. Oppure gradiscete di più un po' di pancotto? Beh, certo che ancora sono dotto. La mente non mi inganna. Con questo mio leggero tremolio non potrei più certo operare. Leggero? Vabbè, faccio io, dotto. Beh, comunque il signor Gino non sembra una cattiva persona. Questo non toglie che sia un evasore. E noi come tali lo dobbiamo trattare. Non siamo angeli venuti a vedere se ha di animo buono per perdonare i suoi peccati. Sì, questo è vero, ma come facciamo ad ingastrarlo? Semplice, quando avremo finito di mangiare gli chiederemo la ricevuta e se non ce la farà gli diremo chi siamo. Sì, ma così facendo potremo multarlo solo per il mancato rilascio dello scontrino. Già. Se invece lo vogliamo far pagare ci servirà un mandato. Già, è vero, ma se invece lo facciamo parlare un po' forse ci racconterà qualcosa di sua spontanea volontà. Eccolo, lascia parlare me. Ecco qua, dottor. Aspetta, ti porto un cucchiaio. Dottor, ma è calla calla questa. Ora ti porto un po' di servietta, dottor. Fermo con su tavoli, lascia le mani. Ti scappaglia tutto, dottor. Stai attento, Cino. Questi due vogliono fregarti. Ho sentito tutto. Sì, sentito tutto. Ma come si fa, dottor, che si sordo come una campana, eh? A poi a me vuole fregare questi, ma non li vedi che faccio, dottore? Signor Gino, le posso dire un'informazione? Certo, dimmi, dimmi. Ecco, siccome noi siamo nuovi nella zona e abbiamo alcuni affari in corso a queste parti, vorremmo sapere, secondo lei, è la migliore banca per aprire un conto? Questi è due banchieri. Questi mi vuole far aprire un conto, mi vuole far che investimento. Top, c'ho pure la valicetta già. Signor Gino, allora ci può dare qualche indicazione? Ma certo. Ecco, vedi Cocco. Per quando io ci avresti solo la terza elementare, non sono così tondo da pigliare i soldi che mi so guadagnato con tanta fatica e portarli sulla banca. No. Io i soldi li tengo tutti là, Luca Manzè. Dentro le scatole e le scatole, certo. Ma come? Ci potrà tenere quelli in nero, diciamo. Ma gli altri li farà girare d'accordo con il suo commercialista, o no? Ecco, vedi, ti voglio spiegare due cose. Primo, io manco me lo ricordo più di quando è che non faccio una ricevuta. Anzi, penso che lo blocchetto se lo sarà mangiato i soldi là. Secondo, lui registratore di cassa ad è rotto dal 1988. Perciò quei soldi là che tengo là è tutto nero, tutto. E quindi lei, a giudicare da quando dice, sarebbe un evasore totale. Totale. E quei soldi che lei custodisce in magazzino sono tutti guadagnati in nero? Certo, tutti. Un'ultima domanda. Quando lei parlava di topi, faceva per dire, o ci sono veramente dei ratti qui? Ma perché c'è paura? E come non ci sta? Ogni anno è chiappo qualcuno con l'umastice, ma pensa che ci sta una coata. E poi ci sta anche qualche magnavà, qualche scorpione, e ci starà anche che pondegana, penso, eh. Sembra quasi che lei ne vada fiero. Beh, a questo punto, visto che lei ha confessato tutto di sua spontanea volontà,
non rimane altro che dirle chi siamo. E chi sei? Dovanghieri. Guardia di finanza. Rogando, vada in magazzino e sequestri tutte le scatole con i soldi del nero. E lei, Cino, favorisca le chiavi. Le preannuncio che ci sono tutti i presupposti per una maxi multa. Anche la ASL farà le sue valutazioni. Oddio mio. Sta per via dei topi. E quando sarei a sua maxi multa? Non credo meno di 50.000 euro. Forse sarà costretto anche a chiudere. E se non paga finirà anche in manetta. Oddio mio. Guardi capitano, sono quasi tutte banconote di rosso taglio. Beh, intanto sequestriamo queste. Torneremo presto. Lei, Gino, rimanga a disposizione. Oh, arrivederci. Oh mio Dio, Gina! Gina! Oh, Gina! Che mi si chiama da Gino? Oddio, ma che Gina, è successo? Gina, Gina! Io l'avevo avvertito! Non ho voluto ascoltarmi! Oddio, Gina, la finanza! Quelli due era la finanza, Gina, ha già portato via i soldi dello nero. Tutti, Gina, tutti. Come saria tutti e come faggi a sapere che ritiriamo la Luca Manzini? Lascia perdere, questo non conta. È stato Gino, io sono testimone. Ma tu non eri sordo. Lascia perdere, questo non conta. E te come facciamo? Io sai che mi ha detto, che ci farà una maxi multa di 50.000 euro! Ha detto che mi fa chiudere e se non pago. Oh mamma mia, te come facciamo? Vuoi vedere che non si ricorda delle 50.000 euro che mi sta il nome mio? Oddio mio, Gino, mi sento male! Gino, mi sento male! Mamma mia, che facciamo? Oddio, ti stai chiamando la croce dente e questo gli ha piatto un corpo, Gino! Gino! Ma... Vedi, come nuovo. Non era un infarto. Sono un cardiologo, lo saprò capire se è un infarto. Ma... Un momento. Vede? Come nuovo. Ma dottore, ma questo è un miracolo, eh? Ma che miracolo? La finanza gli ha dato un duro colpo. È stato solo un semplice shock. No, ma io non decido di questo, dottore, decido da quadri. Ma come saria? In un attimo siete zombato su? E a te sentite pure tutto quello che dico? Se non è un miracolo questo... Venga qua, Gina, che vi spiego tutto. Lei conosce mia moglie? Certo che la conosce, pure una gran signora. E questo lo penso anch'io. Sono anni che la amo alla follia. L'ho sempre amata e a ogni momento non ho mai mancato di mostrargli il mio amore. È proprio una gran donna. In tutti gli anni in cui sono stato impegnato come cardiologo alle Torrette di Ancona, lei ha cresciuto i nostri figli facendovi di loro due uomini eccezionali. Io potevo trascorrere poco tempo con loro. Certo. Sa, in cardiologia si opera notte e giorno. Certo. Non ci sono orari. E quindi di conseguenza ho potuto trascorrere anche poco tempo con lei. Ma quando sono andato in pensione, e solo allora, ho capito quale grande, immensa, indescrivibile rottura di coglioni fosse mia moglie. Oh signore, e allora? E quindi ho dovuto escogitare un piano, invecchiando, fingendo di diventare sordo, cieco e rincoglionito. Tutto questo per poter convivere con lei in santa pace. Lei non sa quando parli mia moglie, è una macchinetta! Potrebbe parlare per 24 ore senza fermarsi mai. E invece, sapendomi così, lei in casa non dice una parola, niente, e io posso vivere. Sto capito, dottore, però mi vuoi spiegare che ci servì a far sta finta pure con noi altri? Beh, certo, quando si recita una parte bisogna farla fino in fondo. Vabbè. Poi, io ho sempre sognato di fare l'attore. Gina, però vi chiedo solo una cosa, di preservare questo mio piccolo segreto. Beh, ci mancherà altro, dottore, figurate, però a te... Te la vorrei io una cosetta che vorrei che rimanesse tra le noatri. Mi dica. Senti, va bene, no? A Maritemo gli dovrei di un par di cosette che lo farà arrabbiare un bello po'. No, che dici? Se non gli piace un imparto manco stoda, no? Vuol dire che starei.
e che magari poi dopo gli posso dare pure un bar di pasticchette che gli può fare per l'imbiando idraulico. Ma certo, glieli dia senza timore, non si preoccupi. Oh, si è fatto tardi, devo andare. Ci vedremo, dottor. Oh, dottor, non giocare più che fa la finta con me, mo, eh. Siete capito, dottore, che paraculo! È proprio vero che ogni casa ha le fregne sue. Gina, Gina, vieni qua che dobbiamo brindare, dobbiamo festeggiare, Gina, dobbiamo brindare, qua, 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 qua. Ma che dovremmo avvenna? Ma come che dovremmo brindare? Non siamo fallito, Gina mia, ma non ti ricordi che ti sono messo 50.000 euro a nome tuo? A te, con quelli ci paghiamo una multa, e poi... con parte mesi di nero, ma ci mettiamo a parlare di tutto. Qua, a te la stampo. No, aspetta un momento, un attimo. Che devo aspettare? Gino, io ti devo dire una cosa, però migliori che non mi ingazzi. Se mi vuoi far giurare che non mi ingazzo, vuol dire che sei già che mi ingazzerò, Dai, giuremelo. Vedrò quello che posso fare, dai, parla, su. A te vengo subito rubundo. Sai ora. Di 50.000 euro non è più disponibili. Come sei a dire che non è più disponibile? Forza, spiegami! Aspetta, te lo spiego. Sai, ti ricordi quello napoletano che è venuto a Magneppo? E certo che me lo ricordo, si chiama Totò. Proprio quello, e ha detto che Giulia va là, beh. E beh, che ci rende questo con i soldi miei, oh? Ha detto pure che era un impresario d'artisti e che se gli adagiamo 50.000 euro poteva far diventare famosa Giulia. Un impresario d'artisti, Un impresario d'artisti. Ma lo sai invece che mi ha raccontato a me? Ma lo sai invece che mi ha raccontato a me? Mi ha detto che c'ha un'impresa edile e che doveva dare una bustarella di 50.000 euro per poter piare un appalto in Ancona, Per davvero, vi siete fatti frega come due cogliolotte e scommetto che ci stava pure l'urengotto del fratello. Ah, ma io ammazzo a tutti quanti, Cucita, finanza e tutto quanto, vado in galera senza la scappa più, Dai, calmi. Me carmo. Adesso la doppietta al lupo rupardo. E poi lo vedi come me carmo, lo vedi, Adesso la coppia al fucile. Oh mamma, è stata mia morra. Oddio, Luca, regina. Oddio, lo vedi, non gliela so fatta. Manco il pia al fucile. Ecco come si è ammazzato prima tu, Gina. Ma io appena passo a parte di là, gli dico subito i nomi vostri, Dai, Luci che... all'inferno mi mannerà. Eppure Pino sa. Oddio, mi porro. Oddio, mi porro. E dai, calma, Tesino. Che ce ne frega dei sorti se tanto ci volemo me, Così vuoi di mostrare di volermi facendomi gli fallito, Oddio, mi porro. Babbo, ma che ti è successo? Che mi è successo? Io sto per morire per colpa vostra. Ecco che mi è successo. Ma che dice? Ma che succede? E zitta, Giulia, mi è venuta la finanza. Ci ha fatto da morda, non vieni più. Allora io sono dovuto dire che lì 50.000 euro era serviti per te. Sì. Guardi, mi state facendo morire a me. Eppure tu, sa, pure tu, animale. Sì, tu. Gina mia. Sì, Giulia mia. Quelli due, era della finanza. E quello napoletano... Non è un truffatore, non è un impresario, quello non te farà, diventa per niente famosa. Ma che dici, veramente? Qui ti ha piato i soldi e l'è fuggiato. Beh, allora va, ce l'ho io la notizia che te farà qui a subito le forze. Che notizia, figlia mia? Beh, a quello Bruno Romano si è mogliti, ma pigliato, anzi, ci ha pigliato. Capirai che notizia. L'unica cosa buona è che se non moro a non bevevo per un po' di tempo. Beh, in compenso ci potrai vedere sulla televisione. Sulla televisione? Sì, perché Mediaset ha pigliato a me e a zio per un programma nuovo presentato da Barbara D'Urso e ci ha fatto un contratto. Indovinate un po' di quanto? Degli 10 carcelli al culo. No, cocco, di 300.000 euro. Che? 300.000 euro? Oddio, mi sanno mancare.
E zitto un po', Cina! Ma dai che fanno la parte! Dai che fai nella parte interessante del discorso, tu ti senti mancato, qua un po' senti, qua, dimmi. Sì, perché quando siamo arrivati lì, io sapevo che cercava una ballerina, e invece è scappato fuori che voleva una coppia. Allora... Sai, lì per lì ero tentata degli in via, perché non l'ultra un ballerino lì su due piedi, uno che sapeva tutta la coreografia. Poi so pensato che sì, io la sapia. E che tra l'altro è un ballerino formidabile. Beh, io un po' zì, quando ci ha visti va là, e gli di tutti fuori di te, si è messi tutti a applaudire e ci ha fatto subito lo contratto. È arrivato Dollurio. Oh, figlia mia, fratello mio! E tu, papà, non sei contento? Sì, sì, sono contento, ma a me tutte queste smangerie non mi piace. Beh, dopo quest'altra notizia fa sicura che ci abbraccerai. Che vuoi dire? Io, zio, stavo pensando di dare la metà di questi soldi a te e a mamma. Oh, figlia mia, questa sì che è la notizia, bravo! Oh, figlia mia, che figlia, che c'hai io! Oh, però mi devi promettere un altra cosetta prima, eh? Ma dai, che te lo prometto? Allora, prima cosa... Me devi prometti che da oggi in poi farai sempre gli scontrini e diventerai un contribuente modello. Era ora. E vabbè, purtroppo anch'io comincerò a pagare le tasse. Bravo, così mi piaci. Poi me devi prometti anche un'altra cosa. Che te devo promettere? Mi devi prometti che tratterai sempre lo zio Pino. E vabbè, lo tratterò sempre bene. Allora, adesso braccia pure io, su, forza. Dai, Vieni qua, Maccaro, dai! E dai, che non te meno, su, pupazzo! Sì, staccami su, se la fai, tu paloccia! Io ti dico, allora, che pagata la multa, potremmo pure approfittare per rinnovare un locale, che dicete? Sì, sì, facciamo un locale di lusso, facciamo, addio, lo vedo, sì, oh, sì. Basta però con questa trippa, mi ha stufato, cambiamo cucina, C'era io, sì, bella sì. Pensata, ci mettiamo a fare lo pesce. Allora, cambiate pure un nome, no? Bella pensata, ma era come lo chiamiamo? Ristorante da Gina e Gino. Giorno pesce del divino! Bravo! Starta mi si piaciuto, ma caro! Bravo, bravo! Oh, bravo! Oh. Via! Questa è di un pure la potremmo capimmo, eh! Sì, sì, qua! Festeggiamo, dai i bicchieri tu adesso, via! Via, via! Festeggiamo, qua, qua! Oh, oh, oh! Piano! Oh, via! Qua, qua! Festeggiamo! Vai, vai! Qua, qua, su! Forza! Ma ragazzi! Giulia! Questo è buono, eh! Scusa. Giulia, quella buona! Adesso spettacolo, diamo. Qua! Alla salute! Salute! Si è fatto tardi però, Sapevo, ora devi addormire. Io mi addormi, sì, io mi addormi. Ciao, ma! Oddio, ti si è visto come li siamo fatti contenti? Adesso che crederà veramente allo talento nostro. Iemo a dormire. Buonanotte. Buonanotte, ciao, ciao, buonanotte. Ciao Matteo. Vanne, vanne. Che bello. Oh, Dio mio. Siamo qua, Visto, si risolto tutto. Esci. Sara, ho avuto molto io. Dimmi. Sei nimbo. Dimmi. Ecco, già stiamo calli con cosa. Non è che dici... Stanotte le biambar de pasticchette di quelle. Ce l'ha, io non mica le so buttate via. Così, no? Continuiamo a festeggiare. Ma quando ne do via? Quando te ne pare, vediamo tu dopo se ti fa male non te ne porto via però. Piglio, stasera si viene, è eccezionale, Cina. Iemo. Però state attenti, state attenti, perché sennò dopo non mangiare. Iemo. Rivi. Sicuramente vi siete divertiti perché vi ho sentito ridere a squarciagola da inizio alla fine. È stata veramente una bella commedia e adesso vado a presentare i personaggi. Prima non vi ho detto come si intitolava la commedia, sì, era in due atti che avete capito, a posto. Adesso vi vado a presentare i personaggi.
nelle vesti dei due finanzieri, sembrano usciti da una barzelletta sui carabinieri, vanno interpretati in maniera impeccabile il loro ruolo, Kevin Strappa e Roberto Romitelli. Nella parte di Peppe, amico vicino, oggi ci stai, domani non ci stai più, Nicola Giuliani! Emilia, colei che ha bisogno del Viagra, anzi il marito che ha bisogno del Viagra, Chiara Ercolani! Guarda, guarda come è stata ridotta, poveretta! Allora, io sono Alfredo Granatelli, nella parte del dottore in pensione, penso che l'avete capito, paracuto, e Antonio, il marito di Emilia. Nella parte del napoletano, prima imprenditore edile, poi impresario d'artisti, non nella parte mi suggeriscono, ma è un napoletano doc, c'è cioè Salvatore Danna! Pino, colui che ha cambiato alla fine il nome del ristorante, non ha mai parlato per un'ora e mezza, alla fine è riuscito a dire il nome del ristorante è Tonino Marinangeli. Giulia, colei che era preoccupata per i 3.000, per 3 milioni e mezzo, colei che voleva i soldi a tutti i costi, colei che diceva babbo non ti ho chiesto mai niente, babbo non ti ho chiesto mai la macchina, babbo non ti ho chiesto mai gli abiti firmati, è Cecilia Ercolani che ha interpretato nella maniera bravissima, bravissima, bravissima. Poi mancano i due attori principali, coloro che sono stati sul palco e ci ha fatto ridere per quasi un'ora e mezza. Gina, la moglie, colei che ha intitolato la trattoria, è Sara Romitelli. Ragazzi, mi dovete dare una mano, eh? Qui tutto il pubblico mi deve dare una mano. Allora, voi non sapete chi ha scritto questa commedia. Trattoria da Cina, dove la trippa è divina, è stata scritta niente po' di meno che da Mirko Eonori. Un applauso come scrittore. Non dovevi uscire, lei si è chiamato. L'ho chiamato? Come scrittore. La regia di questa commedia è di Mirko Eonori. E ora vi presento Gino, l'attore principale, il grande, l'insuperabile, l'intramontabile, lui non si invecchia mai, rimane sempre così, tra 50 anni lo troveremo così, con i soliti occhiali, la solita trippa, è lui, Mirko Eonori! Non c'è Mirko, non c'è, non c'è, tutti in pubblico, Mirko, 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 Mirko. Allora, un attimo ringrazio poi la Zoma per il service, Maurizio Zocchi. Dove sei Maurizio? Oggi lui è stato dalle 4 qui con noi tutta questa struttura e quest'anno abbiamo avuto proprio la soddisfazione che penso che avete sentito tutti quanti, abbiamo avuto gli stessi problemi delle stagioni passate e questa è una grossa soddisfazione e un grosso applauso al nostro Maurizio Zocchi. Alle riprese Fabrizio Cipriani, ma c'è cato queste cose, non ci vedo di niente, però vabbè ci sei. La suggeritrice, ecco lei che dopo un anno la suggeritrice è colei che dopo un anno è riuscita a tornare con noi, Valentina.
Valentina Baldassarri! Grande attrice, ma ora per impegni scolastici è lontana da Monte San Giusto e quindi ci può solo suggerire. Mi suggeriscono in palco e guardi. Oh, lo sapete che Alfredo se cambia mestiere apre una rosticceria, la chiamerà gratinati granatelli. Io che non ce la dici a mangiare, che è cattiva. La suggeritrice che sta sempre con noi, che se vuoi di qui non si vede, ma è dietro, va! Certo. Il copione, con una lucetta sopra per vedere, perché è una bravissima suggeritrice, è Annalita Cesaretti! E c'è un'altra suggeritrice, non per ultima perché è la meno importante, ma comunque tutte e tre ci hanno aiutato in questo 3 mesi di prove, è Anna... Monica Brigarelli! Sono cotto davanti. Comunque un grande ringraziamento va di nuovo, come ho già fatto all'inizio, alla pubblica assistenza Croce Verde, che per il terzo anno consecutivo ci ha chiamato a recitare qua sopra, e quindi significa che portiamo le persone e vi facciamo divertire.